Il direttore di gara esce fuori dal tracciato, quindi pronti allo spegnimento dei semafori. Si parte, partiti! Partiti! Vediamo la prima curva, sembra tutto ok, adesso giungono al tornante numero uno, in testa dovrebbe esserci ancora Max Verstappen, inseguito, vediamo chi è l'inseguitore, il numero 112, Max Verstappen inseguito da Riccardo Negro. Intanto adesso si portano al tornante Villeneuve in uscita, alla Ascari, poi la S Senna, eccoli i primi. Si va adesso a completare il primo dei 20 giri previsti. Patrick Hayek, numero 102. Patrick Hayek, numero 102, ad inseguire Max Verstappen. Poi troviamo Bas Lammers, partito dalla quarta fila, già recuperato sino alla terza posizione. I due portacolori del Praga Kart Racing, ad inseguire il fortissimo pilota olandese che fino ad adesso ha vinto tutte le gare cui ha preso parte, ha vinto 4 manche eliminatorie, ha vinto la finale 1 e adesso è nella finale 2, quella che assegna ben 50 punti. Il gruppone transita dal tornante del paddock, passa Verstappen 46 e 9, Patrick Hayek 47.04, Hayek all'attacco, si porta Bas Lammers, il campione del mondo dello scorso anno della KZ1, il numero 101, all'attacco del pilota della Repubblica Ceca, Patrick Hayek. Subito dopo troviamo Fabian Federer, campione d'Europa della KZ2, Jorrit Pex, vincitore del campionato d'Europa della KZ1 lo scorso anno. Lì davanti ci sono i più forti piloti d'Europa e del mondo, ed ecco l'attacco di Lammers su Hayek, non riuscito, si va a completare un altro giro, siamo nel terzo dei 20 giri previsti, resiste ancora Patrick Hayek. Intanto andiamo a seguire gli altri, ed ecco l'attacco di Federer supera Patrick Hayek, anzi è supera Bas Lammers. Lammers scivola in quarta posizione, quindi in testa Verstappen, ad inseguire troviamo il pilota belga Bas Lammers, poi la volta di Fabian Federer, Patrick Hayek. Eccoli i primi quattro, inseguiti dal gruppone degli altri 10. Si porta Max Verstappen, numero 110, alla conclusione. In seconda posizione dunque troviamo Hayek, si avvicina Federer e passa in seconda posizione. Bravissimo il pilota italiano, bravo Federer, pilota ufficiale della CRG. Ha guadagnato nel giro di 2 tornate ben 2 posizioni, dalla quarta alla seconda, ha superato i due portacolori Praga, ha superato prima Bas Lammers e poi Patrick Hayek. Lammers ha perduto un'altra posizione, si è portato davanti Jorrit Pex, che spettacolo questa gara già bella dall'avvio. La classe più performante, Paolo De Conto, il pilota trevigiano di Farra di Soligo, si porta in terza posizione il pilota ufficiale Birel. Peccato che Paolo De Conto è partito dalla terza fila, altrimenti forse avremmo potuto assistere ad una battaglia epica con Max Verstappen, il figlio di Jos, ex pilota di Formula 1 degli anni 90, figlio d'arte, veramente la classe non è acqua, e anche a volte i geni si trasmettono di padre in figlio. Verstappen 45.7, Fabian Federer 45.9, Paolo De Conto 45.6, giro più veloce in assoluto
alla media incredibile dei 98,5 km orari. Ci avviciniamo ai 100 orari ormai, incredibile, con il nuovo asfalto, con molto più grip si ottengono dei tempi così bassi e siamo soltanto nel mese di febbraio. Intanto un preavviso di squalifica per il numero 122, per Stefano Scarlino, pilota pugliese. Verstappen 1,7 di vantaggio su Fabian Federer, primo degli italiani, passa Federer con De Conto, Paolo De Conto a 2 secondi e 5, poi Patrick Hayek ha un ritardo di 2 secondi e 6, Joe Rittipex è a 3 secondi e 2, Riccardo Negro, bravissimo Negro, aveva chiuso le due manche con la seconda posizione, è partito dalla prima fila Riccardo Negro col numero 112, qualche problemino di troppo in avvio, è scivolato in basso ma pian piano sta risalendo il pilota salentino di Corzano. Intanto si completa un altro giro, siamo all'ottavo, ne mancano 12, gara lunghissima, ben 20 tornate, pare a 25 km. Verstappen, Federer a 2 secondi e 4, De Conto a 2 secondi e 6 ed ecco ormai che Paolo De Conto, giro dopo giro, si sta avvicinando al pilota, al connazionale della CRG, mentre De Conto corre su Birel, ormai vicinissimo Paolo De Conto, sta per acciuffare Fabian Federer, campione europeo della categoria 2 anni fa. Eccoli i primi, è passato già Verstappen e passa in seconda posizione Paolo De Conto, passa in seconda, che spettacolo, eccolo il pilota veneto e c'è l'attacco anche di Patrick Hayek su Fabian Federer, si avvicina anche John Rittipex, 4 piloti ormai vicinissimi ad inseguire il grandissimo olandese che ormai dopo appena 9 giri ha accumulato un vantaggio enorme, ha messo in cascina veramente un incredibile margine, 2 secondi e 9. Max Verstappen è il più forte di tutti, secondo Paolo De Conto, terzo Federer, poi Patrick Hayek, Joe Rittipex e Riccardo Negro, anche lì davanti c'è un pilota pugliese che lotta per le prime posizioni. Attenzione, le prime prego. 9 posizioni sono immutate, Charles Leclerc risale in decima. Attenzione, Leclerc aveva prego. Avuto qualche problema nel corso delle manche di questa mattina, è partito occorrente addirittura in 13ª fila, pilota 26ª posizione. 333. Ci concentriamo sul quartetto degli sportivi. Inseguitori. Attenzione, inseguitori. Prego. Concorrente De Fourny, pilota numero 333 dai commissari sportivi. Attention please, entrant. De Fourny, and driver 333 to the stewards. Riprendiamo in diretta il commento di questa bellissima gara, dove alle spalle del pilota olandese si sta scatenando la battaglia per la terza posizione tra Patrick Hayek, Fabian Federer e Joe Rittipex. Ormai Paolo De Conto tenta l'allungo, ha un vantaggio di 4 decimi su Patrick Hayek. De Conto tenta di scappare, vediamo se ci riuscirà. È impossibile ormai acciuffare il fortissimo olandese della CRG numero 100. Intanto c'è un problema meccanico per il numero 111, per Tomi Dragan, pilota rumeno. C'è la bandiera nera con il cerchio arancio. E intanto John Rittipex passa in 4ª posizione. Supera il compagno di squadra Fabian Federer. Ecco De Conto, Hayek, Pex, poi Federer e Negro. Negro si è avvicinato. Negro sta per acciuffare Fabian Federer, si forma un quintetto di inseguitori e poi dietro Negro troviamo anche Jeremy Iglesias e Van Ley, che spettacolo, addirittura diventano
sette piloti, tutti molto molto vicini in lotta per le posizioni importanti per i primi tre gradini del podio, anche se ormai il primo gradino è appannaggio di Max Verstappen. Mancano sei giri e mezzo al termine, la lotta è solo per la seconda e la terza posizione. Paolo De Conto ha girato in 46.01, gli altri hanno girato in 45.09, 45.07. Perde un po' qualcosina Paolo De Conto, sembrava avesse la forza di allungare, invece adesso ha un po' rallentato. Mancano sei giri e il termine, anche meno adesso. Verstappen è già al tornante del paddock. Si chiude il 14° giro. Verstappen 46.02. De Conto 45.09. Bravo, bravo Paolo De Conto. Hayek 46.04. Jorrit Pex 46.03. Hanno più o meno lo stesso passo i primi. Ecco il trenino degli inseguitori. Sono addirittura otto piloti dalla seconda alla nona posizione. Riccardo Negro scivola in ottava, era sesto qualche giro fa, adesso Negro è ottavo. Si è inserito Ben Hanley e anche Jeremy Iglesias. Si chiude il 15° giro, 5 al termine. L'olandese volante ormai a 5 giri dalla conclusione, ha un vantaggio di 2 secondi e 9. Il giro più veloce in assoluto è di Ben Hanley, 45.6, alla media di 98,6 km orari. De Conto ha un vantaggio di 6 decimi su Patrick Hayek, può respirare Paolo De Conto, mentre Hayek ha alle sue spalle Jorrit Pex. Pex può ancora tentare l'assalto per il gradino più basso del podio, per la terza posizione. Si completa ormai la 16ª tornata, 4 al termine, tentativo di sorpasso nelle posizioni di rincalzo. 5-8 per Verstappen, 46-05 per De Conto. Siamo a meno di 4 giri dalla conclusione. Le posizioni ormai si sono quasi del tutto cristallizzate. Bisognerà attendere circa 4 chilometri più o meno alla conclusione. Siamo nella 17ª. Eccolo, Verstappen scappa via velocissimo, sempre con i 3 secondi di margine. Seguiamo gli altri inseguitori, è diventato un sestetto di inseguitori, da Paolo De Conto a Ben Hanley. Si è staccato un pochino Riccardo Negro, eccolo passare, Negro viene superato da Dalè. Dalè ottavo, Negro è nono. Di fronte alle tribune passa prima Verstappen e poi tutti gli altri. A questo punto si attende solo la bandiera a scacchi. Ha veramente la vittoria in pugno Max Verstappen, 3 secondi e 3 di vantaggio. Nulla da dire, il più forte per questa gara è stato Max Verstappen. Due giri alla conclusione, due giri, 2500 metri al termine, inizia il penultimo giro. Verstappen è già al tornante numero 1, mentre ancora gli altri sono alla curva 2. Un enorme vantaggio, 3 secondi e 2, le prime 10 posizioni sono inalterate. Si è inserito in decima Lorenzo Camplese, 11° Bernadotto, 12° Francesco Celenta, poi Jod Virzis, 14° il campione di tante battaglie Sauro Cesetti, il pilota di Ascoli Piceno, 15° Di Martino, poi Abulin e Dubek. Questa è la situazione quando ormai sta per iniziare l'ultima tornata. Ecco i piloti sul rettilineo, 1250 metri al termine. Ben Hanley supera Fabian Federer, che perde un'altra posizione, e Jeremy Iglesias ad aver superato Federer. Ben Hanley è settimo, quindi
e il pilota transalpino Jeremy Iglesias, numero 124, ad aver superato Fabian Federer. Siamo giunti ormai all'epilogo, siamo giunti alle ultime curve, proprio all'ultimissima, ed ecco dunque, accogliamo con un grande applauso il vincitore, Max Verstappen. Che forza, secondo Paolo De Conto, l'unico italiano sul podio, e terzo Patrick Hajek. Bravissimo Paolo De Conto, ha avuto ieri un ritiro in una manche, è partito lontano nello schieramento, quest'oggi è partito in terza fila e ha chiuso in seconda posizione.